Buongiorno, siamo nuovamente in videotelefonata, stavolta dall'altro capo del telefono abbiamo l'ex tecnico della Casertana Gigi Soraniello. Buonasera, buongiorno Gigi, scusami. Buongiorno Allora Gigetto, parliamo un po' di questa Casertana, visto che io sono molto seguito da tifosi rosso-blu. Mario. Sì, la Casertana sembrava ormai, perlomeno da guardare la classifica del mollato esternamente, ma internamente sapevo che conoscendo il blasone, la forza di questa società, che non così non è. Infatti, nelle ultime due gare ha recuperato 4 punti alla testa della classifica e adesso a 5 gare dalla fine hanno solo 3 punti da recuperare per la vetta, insomma, anche se in vetta c'è un'ottima Farnese che effettivamente è la vera sorpresa del campionato, essendo neopromossa, per cui veramente onore a questa società. Ed un Martina che negli ultimi tempi, insomma, sta facendo qualche passo falso, quindi il pareggio insomma, in casa con la Turris e il pareggio con la Real Nocera di domenica scorsa. E poi rischia che nelle ultime 3 gare, ha perso 3 gare effettivamente, si è messa a 4 lunghezze, psicologicamente insomma un po' in questo momento la squadra che ha più difficoltà. Vabbè, però ha Adesso cambiato, scusami Gigi, però ha cambiato il tecnico, è ritornato, lo sai, no? È ritornato sì, so Cicarelli. come no, Mimmo Cicarelli, in particolare di Bocca al Lupo, Mimmo è un collega ma soprattutto un amico, siamo nello stesso quartiere, ci conosciamo dall'infanzia, per cui insomma, a parte Ischia che è una società di grande blasone e faccio un grande in bocca al lupo a Mimmo Cicarelli. Certo, Gigi, senti, facciamo un bel giochetto. Io ti dico le gare della Farnese, così poi sarà per il Martina, per la Casertana e per il mi devi dare sulla carta, però è chiaramente chiaro, poi il campo è tutto un altro discorso, i punti che potrebbero fare. Sei pronto? Allora, Farnese, cioè Gaeta Farnese, domenica, cosa farà la Farnese? Quanti punti si beccherà Gaeta? Guarda Mario, quando mancano solo 5 gare, insomma, e guardare il calendario non è poi molto, non sono attendibili, perché le ultime gare sono le più difficili sia per la vista che per la coda, per cui insomma sono gare dove sono aperte a qualsiasi risultato. Insomma, magari qualche tempo fa poteva sembrare una gara più semplice, più abbordabile, ma io credo che in questo, adesso non parlo di Sanmese Caeta, parlo in generale di tutte le gare. Le ultime 5 gare sono difficilissime, i pronostici per me sono aperti, per cui volendo fare un raffronto sulle squadre incontrate che vinceranno, non sono molto d'accordo. Io credo che più che gli scontri le squadre si devono incontrare, bisogna valutare lo stato fisico e mentale in questo momento. E credo che le squadre più avvantaggiate in questo momento sicuramente la Farnese insieme alla Casertana, dove ormai insomma psicologicamente, poi il campo mi vorrà smentire, ma io credo che questo fattore, questi due fattori, l'aspetto fisico e mentale, siano i più importanti, al di là di incontrare. Certo, senti, comunque il finale di campionato più abbordabile c'è l'Ischia, perché ha Isernese, Trani, Nardò, Gaeta e Viribus, per cui teoricamente. Ma facilmente, guarda, non è una squadra così abbordabile, praticamente. Se guardi la classifica, sì, la stessa Viribus, voglio dire, la Viribus è in grande ripresa, nonostante domenica abbia preso a Cortaglia, abbiamo visto l'altra domenica contro la Casertana, effettivamente rispetto alla Viribus dell'inizio ha destato tutt'altra impressione, ha vinto la Casertana anche con merito, ma credo che insomma, si fosse scappato un pareggio, insomma, non è che significava allo scandalo, per cui insomma, come ti dico, specialmente le più piccole sono quelle più pericolose in questo momento affrontate. Le uniche Senti, che sulla carta, come vogliamo valutare, sono le più semplici, però
però è anche il distacco più ampio, cioè 4 punti da recuperare. E poi, ripeto, sono tutte e 4 squadre in un fazzoletto dove l'aspetto mentale, la personalità del gruppo, della squadra, la solidità della società e la tranquillità che si riesce a infondere intorno a questa squadra sia la più sia l'alleato più importante in questo momento. Certo, Gigi, senti, domenica c'è lo scontro tra Campania e Casertana. Una partita più difficile per la Casertana o per il Campania? No, io credo assolutamente per la Casertana, perché il Campania è una squadra compatta, in casa è difficile da battere, insomma, ha una difesa ermetica, un gruppo che si conosce a memoria, una tranquillità insomma, straordinaria, quindi un campo dove loro si trovano a loro agio, quindi sono tutti fattori a vantaggio del Campania e a svantaggio della Casertana, che sotto aspetto mentale dovrà vincere a tutti i costi la gara su un campo, per l'amor di Dio, non proprio adatto a quelle che sono le caratteristiche tecniche dei suoi calciatori. Quindi una partita molto difficile per la Casertana sicuramente. Credo che questo rappresenti uno degli scogli più importanti per la Casertana. È al crocevia, se riesce a superare questo scoglio, io credo che è più difficile andare a giocare a Campania che la penultima a Martina Franca, dove in uno scontro diretto si potrebbe giocare veramente tutto. Insomma, però facciamo i conti senza l'ospite, cioè, c'è una Sarnese che comunque non mollerà, Ischia sicuramente adesso, spero che sull'Ischia, ma insomma troveranno sicuramente la tranquillità giusta, quella che è mancata negli ultimi tempi e che non ha aiutato nessuno, né alla squadra né all'allenatore, per cui io credo che, ripeto, l'aspetto mentale sarà quello più importante. Credo che alla fine, sotto questo aspetto, la Sarnese è la più avvantaggiata, perché non ha le pressioni che ha il Martino, o la responsabilità iniziale, perché il Martino è partito per vincere, rischia la stessa cosa anche la Casertana, però io credo che sotto questo aspetto in questo momento la Sarnese mentale sia la squadra più avvantaggiata. Va bene, ti ringrazio per questa analisi. Grazie a te Mario. Stiamo cercando di vedere, di capire qualcosa in questo finale al Cardiopalmo, perché 4 squadre effettivamente racchiuse in pochi punti, insomma, capisci? Vabbè, ok Gigi, in bocca al lupo! Staremo a vedere alla fine, sperando che vinca comunque il migliore. Grazie e buona giornata Mario. Ciao caro, ciao.